Le vibrazioni positive sono brevi pensieri in cui è condensato un insegnamento positivo e potenziante. Sono ideali per riprogrammare la tua mente e migliorare le tue credenze a livello subconscio. In questo programma audio, da ascoltare e riascoltare, sono raccolte 100 vibrazioni positive. Il solo ascolto ripetuto ti darà modo di attivarle concretamente nella tua vita. Le vibrazioni positive sono perfette da ascoltare al mattino, per connetterti fin dal risveglio con un flusso inarrestabile di energia positiva. Ma potrai ascoltare questo audio in ogni momento della giornata e trarne sempre i più grandi benefici. Buon ascolto! Il prossimo capitolo della tua vita sarà guidato dalla parola libertà, finanziaria, mentale, emotiva, e tutto ciò che proverà a ostacolarla sarà respinto, perché è arrivato per te il momento di essere la tua priorità. Ricorda che non c'è davvero nulla che tu non possa essere, fare o avere. Quello che oggi ti sembra impossibile, domani diventerà verosimile e dopodomani realizzabile, fin quando presto non lo avrai tra le mani. C'è una verità nel profondo di te stesso che sta aspettando solo che tu la accetti per manifestarsi nella tua vita. E la verità è questa: meriti ogni singola cosa bella che l'universo può offrirti. Quando ti basti, irradi luce. Quando non vivi nel bisogno, attrai a te tutto più facilmente. Per questo ogni tuo desiderio dovrebbe nascere da questa consapevolezza. Ciò che vuoi arriva quando sei felice di ciò che sei. È il momento di rinascere, di vivere appieno questo giorno, di ripartire da oggi a scrivere un nuovo capitolo della tua vita, il cui titolo sarà Felicità, Salute e benedizioni. Guarda i tuoi obiettivi con la certezza che li raggiungerai. Tu hai il potere di farlo. Non lasciarti scoraggiare dagli ostacoli. È continuando a credere nella meta finale che attrarrai a te la soluzione ad ogni avversità. Ecco un segreto di cui approfittare. Ogni singola volta che pensi con positività al tuo desiderio, attrai nuove opportunità per realizzarlo. L'impossibile diventa possibile non appena senti di meritarlo. Ecco perché prima di dire «mi arrendo, le ho provate tutte», prova a sentire di averne diritto. Ricorda che tutto è possibile per chi crede di meritare l'impossibile. Ciò che è tuo verrà. Quello che desideri già ti appartiene e presto ti ringrazierai per non esserti arreso. Oggi non sei la stessa persona di ieri. Sei nuova vita, pronta a raggiungere ciò che fino a ieri pensavi di non poter realizzare, pronta a ricevere ciò che ora sai di meritare, perché tutto si rinnova fuori e dentro di te, e il dolore passato si trasforma in consapevolezza che attrae e manifesta ciò che hai sempre sognato. Non sei arrivato fino ad oggi per arrenderti. L'universo è pazientemente in attesa di donarti ciò che desideri. Hai esperienze straordinarie da vivere che aspettano soltanto che tu le raggiunga. Qualunque sia il tuo sogno, vai avanti. L'inaspettato accade. Il bene si realizza e quello che desideri si manifesta.
non per caso, ma perché lo meriti. Ciò che desideri davvero fare è ciò che sei destinato a fare. Le porte si spalancano e le opportunità si moltiplicano non appena hai chiara la rotta del tuo cammino. La risposta è sì, puoi realizzare ciò che desideri, ma prima devi sentire di essere pronto per qualcosa di speciale. Alleggerisci le spalle dal peso dei dubbi, sospendi la tua incredulità, sii consapevole del tuo potenziale e ciò che vuoi arriverà, perché questa è la legge. Attraiamo ciò che crediamo. Sii paziente, non otterrai tutto in un solo giorno, ma ricorda che le piccole vittorie si sommano. Ricordi quella volta che ti sembrava impossibile e invece d'un tratto ogni cosa è andata proprio come volevi. La vita ama sorprenderci. Una giornata iniziata male può di colpo diventare un giorno perfetto. Una serata deludente può di colpo divertirti. Una relazione in crisi può di colpo tornare a emozionarti. A volte bisogna solo lasciar fare alla vita e imparare a ricevere le sue sorprese senza farsi troppe domande. La magia accade quando senti che ogni cosa merita di essere vissuta e che nessuna difficoltà può impedirti di splendere e fiorire. La magia è uno stato interiore, è il tuo sì alla vita. Non arrenderti, puoi ricominciare in ogni momento, puoi ricominciare ogni volta che decidi che la tua priorità è credere in te stesso. Non aspettare che qualcosa o qualcuno ti completi. Le persone, i desideri, i traguardi e i tuoi stessi successi non arrivano per completarti. Si chiama realizzazione, perché realizzi ciò che sei già. Tu sei completo già adesso, così come sei in questo momento. Tutto è già in te. Guarigione, abbondanza, amore, entusiasmo, fede. Reclama nella tua interiorità quello che stai cercando all'esterno, perché si riceve soltanto ciò che prima si sente di essere. Ascolta la tua voce interiore. Credi ai progetti che senti nascere nel profondo. Non abituarti a vivere come se non fosse importante ciò che desideri. È soltanto seguendo ciò che vuoi davvero che manifesterai la versione migliore di te stesso. Concentra le tue energie nel costruire il nuovo, non nel combattere il vecchio. I tuoi obiettivi sono davanti a te, non alle tue spalle, e a volte sono così vicini che non serve raggiungerli, ma soltanto girarti nella loro direzione e afferrarli. Non forzare le cose. Quando qualcosa finisce, qualcos'altro sta arrivando e sarà tanto più bello quanto più lascerai andare il passato. Sei qui per ricevere, non per rimpiangere. Abbi fiducia che ogni cosa nell'universo sta lavorando in tuo favore. Abbi fiducia di avere in te stesso il potere di creare miracoli. Quando rifiuti di vivere nella paura, riprendi il comando della tua vita e ogni cosa intorno a te cambia. Sarà strabiliante quando ciò che desideri accadrà esattamente come l'hai immaginato. Persino nei più piccoli dettagli,
e in quel momento capirai che il tuo desiderio non è semplicemente arrivato, ma che l'hai creato con i tuoi pensieri e le tue emozioni molto prima che accadesse. Perché della tua splendida vita continui a notare soltanto quello che non va? Avrai pace e gioia infinite quando saprai celebrare tutta la bellezza di un tuo giorno imperfetto qualsiasi. Le cose si muovono in tuo favore. Ciò di cui hai bisogno arriva. Porte rimaste chiuse per anni si aprono. Sta succedendo proprio adesso, anche se non te ne accorgi, perché per vederlo devi essere pronto a cogliere il momento presente. È qui e ora che si sta compiendo il miracolo. Lascia andare ciò che non è più allineato al tuo percorso. Fai spazio a nuove idee, nuovi incontri, nuove abitudini. Nel passato ci sei già stato, ora fai posto al cambiamento che meriti. Non aspettare che siano le persone, le circostanze o gli eventi a cambiare. Se ti limiti a sperare che il mondo cambi, la felicità ti sfuggirà sempre di mano. Cambia il modo in cui tu ti senti. Cambia il modo in cui pensi e cambierai anche la tua realtà. Non tutti meritano di starti accanto. Circondati di persone che hanno ben chiaro il tuo valore, disponibili a vederti cambiare in meglio e pronte a festeggiare con te i tuoi successi. Meriti alleati accanto, non ostacoli alla tua felicità. Sii fedele a te stesso, ai tuoi talenti, alle tue ambizioni, al tuo istinto. Nessuno conosce meglio di te le tue potenzialità e i tuoi sogni. Segui la tua strada, quella che solo tu sai essere giusta per te. Non lasciare che siano gli altri a tracciare la tua rotta. I tuoi pensieri aprono la strada alle tue manifestazioni. Per questo è così importante regalarsi pensieri con alte vibrazioni, infondersi fiducia, coraggio, entusiasmo in ogni momento e in modo deliberato. Fermati un istante, respira profondamente e ricordati chi sei davvero. Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà del momento. Hai già vinto mille battaglie. E vincerai anche questa. Se in questo momento hai fretta di realizzare il tuo desiderio, è perché temi di non raggiungerlo. Rilassati, ciò che desideri è già tuo. Il tuo sogno aspetta te per realizzarsi, non qualcun altro. La felicità è un abito su misura. Per questo, quando qualcuno prova a scoraggiarti è un buon segno. Significa che stai scegliendo ciò che dona a te e non a qualcun altro. Fidati del tuo istinto e gioisci della tua unicità, perché tu solo conosci la ragione di ogni tua scelta. Le opportunità non bussano mai una volta soltanto. Non rimpiangere quella persona o quella situazione passate, perché nuove opportunità sono pronte a entrare nella tua vita oggi stesso. Ti lamenti di ciò che è stato, senza accorgerti che hai sull'uscio di casa un nuovo miracolo da vivere. Apri la porta della tua consapevolezza al presente e lascia entrare le occasioni che la vita ha già pronte per te. Appartieni a te stesso e alle tue scelte. Scegli chi ti aspetta, chi ti accoglie, chi ti apprezza. Il resto è solo di passaggio. Il vero cambiamento arriva quando smetti di voler essere perfetto, quando ti godi la persona che sei
quando comprendi che raggiungerai i tuoi obiettivi, perché in te hai già tutto ciò che ti serve per farlo. Ecco cosa dovresti dire a te stesso. Io sono abbastanza. Ripetilo spesso e manifesterai una vita di abbondanza. Puoi realizzare ciò che desideri. Puoi avverare quel sogno. Puoi raggiungere quell'obiettivo. Puoi farlo perché in te hai una forza in grado di attrarre tutto questo. Si chiama consapevolezza e la risvegli ogni volta che pensi «Io posso». Cose positive possono entrare nella tua vita improvvisamente. L'idea giusta può sorgere nella tua mente in un battito di ciglia. La persona che desideri può manifestarsi in qualsiasi momento. Essere consapevoli che i cambiamenti positivi possono accadere in ogni istante ti predispone ad attrarli. Cerca la felicità nel posto giusto. Non nelle cose, nelle persone o nel futuro. Cercala nell'attimo che stai vivendo, nella consapevolezza di essere già sulla strada che ti sta portando a manifestare te stesso. Quando ti proponi di cambiare qualcosa nella tua vita, i progressi non sono immediati. Sono come semi che crescono in profondità. Non avere fretta. Lascia che mettano radici. Presto li vedrai spuntare in superficie, sotto forma di un nuovo modo di pensare, di agire e di superare gli ostacoli. Abbi fiducia. Il tuo meglio sta per fiorire. Non pensare che per realizzare i tuoi obiettivi tu debba fare sempre di più. A volte si tratta di fare meno. Meno autocritiche, meno pensieri negativi, meno spreco di tempo. Abbandona il superfluo e il positivo sorgerà da sé. Tu prima di tutto, non per egoismo né per arida ambizione. Tu prima di tutto perché chi avrà la fortuna di incontrarti sul tuo cammino veda in te una gioia inscalfibile e abbia soltanto una scelta, prendere parte alla tua felicità o guardarti splendere. Tu non hai idea di quanta positività stia per entrare sul tuo cammino a causa della tua persistenza. A lungo hai fatto la tua parte senza avere in cambio ciò che meritavi. Ora è letteralmente il tempo di ricevere. Oggi facci caso. Fai caso alle cose che funzionano, alle persone che ti sorridono, a quella buona notizia che arriva, all'aria fresca del mattino, a un buon sapore, alle tue passioni. Sii felice di ciò che hai, mentre lavori per ciò che vuoi. Succederà. Quello che aspetti troverà il suo corso e quello che sogni si manifesterà nella tua vita. Non forzare le cose. Ciò che di bello deve arrivare, arriva. E quando resti calmo, ti trova più facilmente. Quando ti sembra di non poter cambiare una situazione spiacevole, ricorda che puoi sempre cambiare il modo in cui la vedi. Le cose si trasformano ogni volta che le guardi con occhi nuovi. Non è tardi. Puoi iniziare in qualunque momento a manifestare ciò che desideri. Puoi partire da zero e creare miracoli. Ricorda che è tardi soltanto per rimandare. Soffia un vento di cambiamento nella tua vita. Le tue più grandi speranze stanno per trasformarsi in certezze e questo messaggio te lo conferma. Il meglio per te sta per arrivare. Se hai un perché forte, il come smette di essere un problema. Non esistono giorni ordinari.
La vita è un miracolo dopo l'altro. Quel caffè che bevi, quella carezza che ricevi, quella persona che incontri, quel momento che puoi dedicare solo a te stesso. Niente è scontato. Tutto può renderti felice se ne sei consapevole. Ce l'hai fatta. Ogni giorno in cui decidi di non arrenderti e di andare avanti verso ciò che desideri, tu ce l'hai fatta. Non stai aspettando. Stai dando alle cose il tempo di allinearsi a tuo favore. Non stai perdendo qualcosa. Stai facendo spazio per ricevere il meglio. La prospettiva cambia ogni cosa. Come guardi la vita determina la tua realtà, perché ciò che credi, crei. Se ti stai impegnando molto, ma il tuo obiettivo non si realizza, prova solo a divertirti di più. Torna a sorridere mentre lo manifesti. Spesso questo sblocca situazioni, in stallo da anni, semplicemente ricordando a te stesso che il tuo desiderio è in buona parte un gioco. Non delimitare ciò di cui sei capace. Tu non conosci tutte le tue potenzialità. Hai talenti ancora inesplorati in te stesso. Una nuova passione, un nuovo interesse, una nuova persona o persino una nuova parola sono in grado di farti accedere a luminose e inedite parti di te stesso. Oggi scegli di essere dalla tua parte. Troppo spesso hai lasciato parlare il tuo spirito critico. Apprezza tutto ciò che sei, perché è solo quando inizi ad amarti incondizionatamente che puoi davvero manifestare miracoli. Lascia scorrere ciò che è negativo. Se sta attraversando il tuo cammino è soltanto per fluire presto lontano da te. Fidati del processo e rilascia ogni tensione. La tua visione interiore sta per manifestarsi. Dovresti credere in te stesso al punto da non considerare più possibile fallire, perché essere te è già la tua piena realizzazione. Quanto più è difficile ciò che stai passando, tanto più sarà forte la gioia che proverai. Se è grande quello che stai superando, sarà immenso quello che raggiungerai. Parla di ciò che vuoi, non di ciò che non vuoi. Pensa a ciò che vuoi, non a ciò che non vuoi. Perché dove poni la tua attenzione, lì si concentra il tuo potere di attrazione. I problemi arrivano quando smetti di amarti come meriti, mentre tutto fila a meraviglia, quando ti ricordi di essere la tua priorità. La felicità inizia da te, non dalle tue relazioni, non dal tuo lavoro, non dal denaro, non dalle circostanze. La felicità inizia soltanto da te. Non dipendere da nessuno. Sei tu la persona che cambierà la tua vita. Quando non cerchi negli altri salvezza, diventi magnetico, irradi luce e attrai tutto più facilmente. Inizia da te, scommetti su te stesso e vedrai le circostanze aiutarti grandemente. Non c'è una sola strada giusta. Ci sono molte strade giuste. Il senso della vita è cambiare, evolvere, crescere. E quando lo fai, non puoi sbagliare. Le cose belle accadono. Le sorprese arrivano. Gli incontri che ti cambiano la vita avvengono. E tutto questo, forse non ci hai mai pensato, succede in giorni ordinari, proprio come questo.
Usa la tua energia per creare la vita che desideri. Non sprecarla curandoti del giudizio degli altri. Lascia spegnersi da sola l'invidia delle persone. Tu viaggi su di un'altra strada, quella della tua felicità. Abbi il coraggio di chiedere. Chiedi alla vita l'amore, la gioia e l'abbondanza che desideri e poi lasciati sorprendere dalla facilità con cui le cose accadono non appena senti di meritarle. Ogni cosa è energia, anche i tuoi pensieri lo sono. Non credere che ciò che pensi resti soltanto nella tua mente. Ogni tuo pensiero si diffonde intorno a te come un profumo e attrae a te cose e persone in sintonia con l'energia che emani. Sta a te scegliere su quale vibrazione sintonizzare la tua mente. Il resto è soltanto una conseguenza, la naturale manifestazione nella tua vita della realtà che desideri. Qualunque ostacolo incontri lungo il cammino, lascia che resti in te sempre un briciolo di gioia immotivata, quella gioia che non sai spiegare, ma che ti fa ritrovare sempre la strada migliore. Come ti sentiresti se fossi certo che ciò che desideri si materializzasse proprio oggi? Quanta fiducia ed entusiasmo in più avresti? Ecco, questo è il livello di energia che ti farà realizzare i tuoi obiettivi. Sentirli irrimediabilmente vicini e sempre prossimi a manifestarsi è il segreto per attrarli a te. Non si tratta di raggiungere i tuoi obiettivi il più in fretta possibile. Rispetta il tuo passo, fidati della tua andatura, anche quando ti sembra di non avanzare come vorresti. Non scoraggiarti, resta costante. Sono i progressi impercettibili che alla fine ti faranno raggiungere la meta. Ciò che è destinato a te si sta facendo strada verso di te. Se non lo vedi è perché stai guardando al passato. Voltati e guarda in avanti. Adesso li vedi tutti gli incontri, i volti, le opportunità e i successi che stai per attrarre nella tua vita. Molto presto ascolterai queste parole. Complimenti, congratulazioni, ce l'hai fatta. Tu solo conosci il motivo per cui qualcuno potrà dirti queste esatte parole. Sappi solo che l'universo, proprio adesso, sta muovendo le cose in tuo favore. Quando viaggi con un carico pesante sulle spalle, ogni passo ti stanca. Allo stesso modo, quando la tua mente è piena di dubbi, tutto diventa più difficile. Alleggerisci questo carico, sospendi la tua incredulità, perché è con la mente leggera che si compiono grandi imprese. Da ogni ostacolo puoi trarre un bene superiore. Per farlo ti basta vedere in quell'ostacolo non un problema che ha bisogno di una soluzione, ma un'occasione per la tua evoluzione. Lascia sempre uno spazio nella tua mente alla possibilità che ciò che desideri arrivi in modo improvviso e inaspettato. Le sorprese sono la firma dell'universo posta in fondo ai nostri piani. La senti al di sotto di tutti i tuoi dubbi, quella voce interiore che è davvero orgogliosa di te. Ascoltala ogni giorno, ti ricorderà tutta la strada che hai fatto finora e ti indicherà una via da percorrere. Tu seguila, perché è ascoltando quella voce che si raggiungono i successi più grandi. La vita è offline, goditela appieno. Non lasciare che la connessione con il tuo smartphone ti disconnetta da te stesso. Ricorda che è sempre nel qui e ora e intorno a te lo spettacolo più bello.
Nessun gesto è banale se lo fai con l'intenzione di avvicinarti sempre di più al tuo obiettivo. Procedi ogni giorno con la consapevolezza che qualunque cosa accada nella tua vita, piccola o grande, sarà di fondamentale importanza affinché il tuo desiderio si realizzi. Quando ti accade qualcosa di bello, anziché dire «è troppo bello per essere vero», prova a pensare «è meraviglioso, ma è solo l'inizio». Ogni cosa positiva che ti accade ne porterà altrettante ancora più belle, se le credi possibili. Ti preoccupa non avere i mezzi? I mezzi necessari arriveranno. Hai idee, energie e capacità in te stesso che aspettano soltanto di manifestarsi all'esterno. Inizia ora, qualunque sia il tuo punto di partenza. Ama il luogo dove ti trovi adesso, anche se non è perfetto. Ricorda che è solo partendo da dove sei ora che raggiungerai ciò che desideri. Ecco come supererai il problema che stai affrontando, sentendoti già dove vorresti essere e non perdendo tempo a lamentarti di dove sei. Tutto il resto verrà da sé. L'universo è pazientemente in attesa di donarti ciò che desideri. Non chiuderti alla possibilità di ricevere. Accogli tutto come un dono, perché è la gratitudine che attrae miracoli nella tua vita. Quanto più credi che ce la farai, tanto più troverai la forza per farcela. La fede non sposta soltanto le montagne, la fede crea nuova energia nell'universo e la fa nascere proprio dentro di te. Non aspettare di raggiungere i tuoi obiettivi per essere fiero di te stesso. Celebrati adesso perché hai fatto il passo più importante. Hai scelto di non accontentarti e di intraprendere il viaggio che ti trasformerà giorno dopo giorno nella migliore versione di te stesso. Ogni giorno hai un appuntamento segreto con una porzione di felicità inaspettata. Né tu né la felicità sapete quando vi incontrerete nell'arco della giornata. Può accadere in ogni momento e per la ragione apparentemente più casuale, ma se ci fai caso, la incontri ogni giorno. E anche oggi questo incontro avverrà. Devi solo farci caso. Un singolo istante può contenere la realizzazione del tuo desiderio più grande. Non servono settimane, mesi o anni. In ogni momento può arrivare proprio quello che desideri. E più ne sei consapevole, più lo attrai a te. Spesso crediamo di essere molto lontani dalla realizzazione dei nostri desideri. Ma in realtà questa distanza è fatta il più delle volte da una singola idea o da una singola azione. E per trovarle il segreto è sentirti sempre in procinto di manifestare i tuoi obiettivi, anche quando ti sembrano ancora lontani. Ciò che pensi, diventi. Ciò che senti, attrai. Ciò che immagini, crei. Questa è la bussola della vita. Usala per orientarti nel tuo cammino e ritroverai sempre la strada della tua felicità. C'è un momento nel quale senti che davvero tutto è possibile, in cui ti accorgi che i tuoi sogni sono più realistici di quanto pensassi. In quel momento il tuo futuro si illumina, torni a progettare, torni ad avere entusiasmo e voglia di fare. Quando ti accade questo, dai il merito a qualche circostanza esterna favorevole, ma in realtà è soltanto merito della tua consapevolezza, a cui stai finalmente accordando la tua fiducia. Quale sarà la tua prossima immensa gioia nella vita? Sarà una soddisfazione personale, un incontro speciale,
o qualcosa che ancora non immagini. So che non puoi saperlo, ed è proprio questo il bello, ma il solo pensarci in questo momento la sta attraendo a te. Vai avanti senza guardarti indietro. Stai diventando la versione migliore di te stesso e non c'è spazio per alcun rimpianto nel tuo viaggio verso questa consapevolezza. Non c'è limite a quello che puoi fare quando hai chiaro in mente dove vuoi arrivare. L'universo muove le cose in tuo favore, ti fa incontrare le persone giuste, fa accadere ciò di cui hai bisogno, apre porte rimaste chiuse per anni. Succede ogni giorno anche se non te ne accorgi, perché per vederlo devi essere pronto a cogliere il momento presente. È qui e ora che sta accadendo il miracolo. Se vuoi essere felice, sii felice di proposito. Quando ti svegli al mattino, non aspettare di vedere che tipo di giornata avrai. Decidi tu che tipo di giornata vuoi. Pensieri più elevati porteranno vibrazioni più elevate. La vita cambia soltanto quando dai inizio a qualcosa. Il coraggio di iniziare è il solo artefice di tutta la bellezza delle nostre vite. Vale per una relazione, un progetto, uno sport, un libro, un viaggio. Inizia spesso cose nuove, perché da piccoli inizi arrivano grandi finali. Una gioia meravigliosa è in arrivo, e questa gioia viene per restare. Sarà una sorpresa inattesa e la prima area della tua vita a cui stai pensando sarà quella in cui la riceverai. Non essere sorpreso di quanto velocemente le cose iniziano ad andare in tuo favore, non appena accetti di essere degno di ricevere il meglio. Tutto si risolve spesso meglio di quanto immagini. Alcune cose si risolvono da sole, con il tempo, altre le risolvi cambiando te stesso, diventando più forte e finisci per benedirle. Poi ci sono quelle che risolvi con un po' di fortuna, neanche tu sai come. E infine ci sono quelle che la vita risolve per te, con una buona notizia, che spazza via le preoccupazioni. Ricordalo sempre, di fronte ai problemi, ci sono infiniti modi in cui possono risolversi. Hai presente quella sensazione che hai quando, ripensando al passato, senti che ogni cosa è accaduta per un motivo preciso? C'è un filo invisibile che ti accompagna da quando sei nato e che ti sta portando alla tua piena realizzazione. Fidati del processo e preparati a gioire. Quando ti senti fuori strada, con i tuoi obiettivi che ti sembrano ancora troppo distanti, ricorda che non puoi mai davvero perderti, perché stai facendo un viaggio nel quale la destinazione sei tu. Se stai aspettando un segno favorevole, ascolta questo con attenzione. Anche se non puoi ancora vederlo, ciò che desideri sta già accadendo. Vai avanti. Nessuno entra nella tua vita invano. Alcune persone arrivano per metterti alla prova, altre per insegnarti qualcosa, per spronarti o ispirarti, e altre ancora per tirare fuori il tuo meglio. Nonostante il loro peggio, le persone che incontri o sono prove o sono doni. Non ostinarti a voler cambiare la loro natura. Tutto è per il tuo bene, se ne comprendi il significato. Se pensi "non posso", la tua mente troverà giustificazioni. Se invece ti domandi "come posso", la tua mente troverà soluzioni. Quanto più credi che ce la farai, tanto più troverai la forza per farcela.
la fede non sposta soltanto le montagne. La fede crea nuova energia nell'universo e la fa nascere proprio dentro di te.